Ispirandosi a quest'opera barocca, Keith Sonnebeck, che è un compositore contemporaneo, ha fatto una cosa simile, che richiama un po' il barocco, ma in realtà non è l'opera che era stata no, fatta. No, perché l'opera che in alto dura 3 ore, certo. Quindi era impensabile. Quindi in quest'opera comunque troviamo tutti i personaggi della Tavola Rotonda, da Re Artù a Mago Merlino, da Lancillotto a Ginevra, e quindi questa sera... I Boon eseguono un movimento che si chiama Camelot Castle. A voi buon ascolto.
soprattutto quelli un po' più attempati, avranno già sentito. È un brano musicale adattato in italiano da Giancarlo Testoni. Quindi è un brano musicale adattato in italiano che a suo tempo è cantato a suo tempo da Fausto Leali. Era il 1968, ma la musica è del veneterano Pedro Infante, che la compose 20 anni prima e poi l'ha elaborata in molte versioni. Qui viene proposta quella di Manuel Alvarez Rentería. Parla di un pittore nivadonne a cui si rivolge un uomo di colore, pregandolo di raffigurare almeno un angioletto nero vicino alla Vergine Bianca, e fu ideato con l'intento di abbattere ogni tipo di discriminazione possibile tra gli uomini delle diverse culture, in quanto tutti appartenenti all'unica razza, ossia a quella umana. Quindi un brano di estrema attualità ancora oggi. A voi, Angelitos Negros. Alfonso II.
II d'Este, fratello del cardinale Ippolito, mecenate di Palestrina, scomparso 3 anni prima. È sostanzialmente una preghiera, ma senza riferimenti all'Eucaristia o alla Passione. È piuttosto un'accorata richiesta di pietà, di pietas, con un arrangiamento di Giancarlo Telloli, a voi o buone Gesù. Devo essere onesto, questo non era mio, di Lorenzo Puceddu, un ottimo compositore. C'è scritto così, se poi sbaglio. Rappresentano forse il motivo principale della sua
sua fama duratura. Da una di queste messe, gli Ibu ci propongono la sua Ave Maria, che è un'orazione alla Vergine tratta dal canto 33esimo del Paradiso Dantesco. Per l'occasione, gli Ibu verranno diretti da Ratti Claudio, già direttore della messa, della Banda di Sarre. Un applauso. Con arrangiamento del maestro Telloni? No, è sempre Puccelli. È sempre Puccelli. Di Lorenzo Puccelli. Ma io sono voce recitante. La voce recitante Giancarlo Telloni. Buon ascolto con Ave Maria. Generata da Giancarlo Telloni, credo di essermi dimenticata di presentarvi il presidente della banda di Buon Music, il signor Enzo Bressano. Il musicista più giovane che è Matteo Tottei. Il musicista più adulto, mi hanno detto essere in platea, il signor Corrado Perriché. Impegno per cercare di tenere in piedi questo gruppo e ancora più coraggio nel proporre adesso un brano alternativo, più da marching band che da banda vera e propria. Propongono adesso l'abbinamento musica e danza, un brano più vicino alle Jugendsitter, chiedo scusa se non l'ho pronunciato giusto, non so se qualcuno di voi l'ha già sentito o comunque sa di cosa si tratta, sono quelle che un anno fa venivano ad animare il carnevale di Montagna d'Aosta, molto colorate, rumorose, strane, stranamente piaceranno sicuramente a Telloni.
di strano c'è anche che il direttore abbia voluto proporre questo brano non proprio semplice per un gruppo in formazione. September è il titolo, eseguito all'inizio degli anni 70 dal gruppo americano che si chiamava Heart, Wind and Fire e che qui, eccezionalmente, viene animato da alcune ballerine appartenenti all'Officina Danza di Aosta. Accogliamo con un bel applauso Rachele Bosco, Alice Gallo, Ginevra Raffaelli, Camilla Rastello, coordinate dalla loro insegnante Denise Pignano. Un forte applauso, buon ascolto, buona visione, buon tutto con September. Quando l'autore aveva solo 32 anni, interpretando un testo non certamente facile.
facile del filosofo Nietzsche. Strauss impiegò 7 mesi per completare la composizione, tra febbraio e agosto del 1896, e diresse egli stesso la prima nel novembre 1896 a Francoforte. Mediamente quest'opera dura mezz'ora, ma gli fu ne proporranno un estratto molto, molto più breve. A voi, dirette da Giancarlo Teloli, di Vua Musik con Also Sprach Zarathustra. Sono soltanto le prime battute, lo dico per Andrea. Figurati se riuscissimo mai a suonare Zarathustra tutto, magari. Sono le prime battute, però, quelle che sono la colonna sonora in fondo di tutto il film 2001 di Serra nello Spazio, che è uno dei film della storia del cinema. Per il loro impegno, per la loro voglia di sorridere, il gruppo che sorride si inverte. E questa è una vittoria della musica. Grazie a tutti voi per aver ascoltato il buon musico. E alla prossima occasione. Bravi ragazzi!